Machine Learning Meetup di Torino. Lo speaker di questa sera sarà Lia Morra, dottorato di ricerca al Politecnico di Torino, ricercatrice in ambito Machine Learning e Computer Vision, e ci parlerà di reti convoluzionali profonde, quindi applicate all'individuazione, alla classificazione di immagini. Quindi cercheremo di capire cosa ci sta dietro ai computer moderni, come fanno a individuare, a classificare, a riconoscere all'interno delle nostre immagini individui, oggetti, animali, quant'altro. Dopo l'incontro, che durerà all'incirca un'ora più la classica sessione di domande, ci trasferiremo nella pizzeria, nella solita pizzeria in Corso Torati, perché c'è già stato, comunque qua vicino, si va a piedi, ceniamo assieme, facciamo un po' di networking e chiacchiamo. Facciamo un applauso per Lia Morra. Grazie. Il talk di questa sera si intitola Introduzione alla classificazione di immagini, e quindi questo sarà un'introduzione, non vedremo applicazioni fantascientifiche, però vedremo delle applicazioni che secondo me sono veramente alla portata abbastanza di tutti, sia dal punto di vista tecnologico, quindi dal punto di vista delle risorse di calcolo che uno deve avere per poter fare questo tipo di attività, sia dal punto di vista della preparazione, diciamo, di machine learning di base. Vedremo un pochino come sono fatte le reti convoluzionali, quindi quali sono i blocchi elementari che le compongono, come si possono mettere e incastrare l'uno sopra l'altro per arrivare alle reti di tipo moderno. Parleremo un po' di come le reti convoluzionali hanno profondamente cambiato la computer vision dal 2012 in poi, hanno di fatto affossato tutta un'ampia gamma di linee di ricerca preesistenti che ora praticamente nessuno fa più, e parleremo molto in realtà di transfer learning, perché secondo me è uno degli aspetti che è alla base della computer vision moderna, di cui pochi parlano. Molti parlano che bisogna avere tanti dati, bisogna avere tante potenze di calcolo, ma il transfer learning in realtà ci permette di fare deep learning anche con una quantità di dati non così trascendentale, e quindi è stato un grosso enabler di tutte le applicazioni di computer vision moderna. E poi vedremo un esempio, codice alla mano, in Keras. So che ci sono tanti framework e che ognuno ha i suoi aficionados, magari non a tutti piace il TensorFlow, ma alla fine poi ognuno si prenda l'esperienza e se la traduca nel suo framework preferito. In computer vision si è sempre fatta classificazione di immagini. Per classificazione di immagini io intendo prendere un'immagine, come potrebbe essere questa che vediamo ad esempio, e assegnare un'etichetta che dica questa immagine contiene un palazzo, piuttosto che questa immagine contiene una persona, eccetera, eccetera. E il task più semplice che si può fare in computer vision, quindi ignoriamo il fatto che il palazzo sia localizzato in una parte dell'immagine, ignoriamo dove sta il palazzo, ci chiediamo semplicemente l'immagine contiene un palazzo sì o no, senza necessariamente identificare dove. Questo tipo di task si è sempre risolto con il machine learning, con tecniche tipo le super vector machine, random forest, i classificatori lineari. Quindi il machine learning è sempre stato dentro la computer vision. Quello che cambiava moltissimo è l'estrazione delle feature. Non potendo utilizzare un SVM direttamente sui pixel, perché non era scalabile, non era fattibile, c'erano grandi team di ingegneri che cercavano di capire delle proprietà matematiche che potessero essere estratte dalle immagini. Qualcuno di voi magari si è fatto computer vision, image processing nel passato, avrà sentito parlare di SIFT, di GIST, di tanti altri tipi di estrattori di feature. Questo approccio era molto costoso in termini di tempi di sviluppo ed era poco scalabile. Spesso in realtà il collo di bottiglia nel permettere di andare avanti con le prestazioni non era tanto nella parte di machine learning e classificatore, ma erano
delle feature, perché noi non riuscivamo a capire quali fossero effettivamente le feature migliori per poter riconoscere degli oggetti. L'idea che è alla base del deep learning è che le feature noi non le specifichiamo più a mano, ma le impariamo tramite una rete. Quindi la rete, oltre a fare la parte di classificazione che ha sempre fatto, fa anche la parte di estrazione delle feature. Il primo esempio di rete che ha dimostrato la fattibilità di questo approccio su un problema non triviale, non banale, come potrebbe essere quello del riconoscimento dei numeri, è la AlexNet. È stata proposta dal team di Hinton al NIPS 2012 ha vinto diciamo, la competizione che allora si chiamava Large Scale Visual Recognition Challenge su ImageNet. ImageNet, sapete tutti cos'è ImageNet? No. Allora dico due parole di presentazione. È un dataset che è stato messo a punto a Stanford ed è stato il primo dataset annotato di larga scala disponibile per la computer vision. Comprendeva milioni di immagini con decine di migliaia di categorie, in particolare la challenge consisteva nel riconoscere 1000 diverse categorie, quindi assegnare ad ogni immagine le categorie più probabili tra 1000, partendo da un database di allenamento di 1,5 milioni di immagini scarse. AlexNet è una rete che per gli standard moderni è decisamente piccola, ma per gli standard di allora è abbastanza grande. Ci misero quasi 2 settimane ad allenarla e comprendeva 60 milioni di parametri, quindi sicuramente una rete molto, molto ampia. Allora, e poi vedremo le statistiche, ImageNet batte la concorrenza diciamo di un 10%, quindi è stata veramente la cartina al tornasole, quello che ha cambiato la computer vision e ha introdotto le reti convoluzionali che hanno piano piano soppiantato il resto in tutte le altre tecniche. E notare che le reti convoluzionali sono un'idea vecchia. La prima rete convoluzionale in realtà è stata proposta nel 96, quindi si chiamava LeNet ed era utilizzata per riconoscere i numeri scritti a mano negli assegni. E il problema è che non si riusciva a andare al di là, e non si riusciva ad andare al di là sia per una mancanza di risorse di calcolo e dati. Quindi quello che sicuramente ha cambiato la situazione sono state l'utilizzo della GPU per fare i calcoli e la disponibilità di ImageNet, a cui poi sono seguiti tanti altri dataset, ma in realtà è anche il risultato di tutta una serie di trucchi di ingegnerizzazioni che hanno permesso di riuscire a effettuare la backpropagation su una rete che aveva un numero di layer sufficientemente profondi da poter imparare una rappresentazione adatta alla computer vision. Questi sono diciamo, i vincitori della ImageNet Competition fino al 2015, poi dal 2015 il problema è stato considerato sostanzialmente risolto e quindi la competizione non si è più fatta. Vedete che AlexNet l'errore è passato dal 25% al 16% e poi ha continuato a diminuire fino agli ultimi dati, siamo attorno al 4%, passando da un numero di layer che era 8 per le prime reti ed è progressivamente aumentato fino a 152. Quindi sicuramente quello che ci dice la storia è che la profondità effettivamente è un elemento chiave per poter fare computer vision. Questa è un po' la storia. Passiamo ora a vedere quali sono questi blocchi elementari che compongono le reti convoluzionali. In particolare vedremo le reti, i layer convoluzionali, le reti pooling e il layer di dropout. Assumo che tutti sappiamo che cos'è un layer denso, perché sono i layer fully connected, quelli che compongono
La rete neurale per eccellenza, in cui ciascun neurone di un layer è collegato a tutti i neuroni precedenti, e non parlerò della patch normalization, no, perché insomma, non c'è tempo, ma è bene sapere che esista. Partiamo dall'elemento base che è la convoluzione. Matematicamente l'operazione di convoluzione in realtà è la somma della moltiplicazione tra due matrici. Quindi io ho una matrice che è l'immagine e una matrice più piccola, che di solito viene chiamata kernel, che rappresenta un filtro. In questo caso vediamo un kernel che estrae dei bordi quasi verticali. L'operazione di convoluzione consiste nel far scorrere questo filtro su tutta l'immagine e calcolare questa moltiplicazione e la somma. Facendo questa operazione ottengo una feature. Vedete che in questo caso questo kernel mi permette di evidenziare all'interno dell'immagine quelli che sono i bordi più o meno verticali. Questa è una, diciamo, questo era il cornerstone della feature extraction tradizionale, in cui questi kernel avevano delle proprietà che venivano studiate matematicamente per ottenere, insomma, per evidenziare i bordi piuttosto che qualsiasi altra proprietà che ci interessasse studiare all'interno degli oggetti. Cambiando il kernel, cambio la feature map. All'interno di una rete convoluzionale noi la mettiamo assieme in genere dai 30 ai 250 kernel per ottenere dei banchi di feature che estraggono delle caratteristiche delle immagini, che non saranno probabilmente questi esatti kernel, ma saranno appresi dall'immagine. Perché la convoluzione è potente? La convoluzione è potente perché inserisce all'interno della rete una struttura che è legata alla nostra conoscenza a priori di come è fatta un'immagine. Noi sappiamo, ad esempio, che le proprietà di questi filtri sono invarianti rispetto alla traslazione. Se io mi sposto, il mio aspetto non cambia, continuo ad avere lo stesso aspetto. Quindi le caratteristiche del mio aspetto non devono essere indipendenti dalla mia posizione all'interno dell'immagine. L'altro aspetto importante è la localizzazione. Per ottenere una, diciamo, delle feature io non devo guardare tutta l'immagine, mi basta guardare una parte di quell'immagine e questa parte è data dall'ampiezza del kernel. Più il mio kernel sarà ampio, più io considero una parte ampia dell'immagine, più il mio kernel è piccolo, più io guardo una parte molto localizzata dell'immagine. La terza proprietà che vedremo tra un attimo è quella della composizione. Io adesso ho estratto una feature direttamente dall'immagine, ma potrei fare la stessa operazione su questa feature e estrarre una caratteristica derivata. Componendo gerarchicamente più filtri, io posso ottenere una gerarchia visiva, per cui gli oggetti non sono necessariamente una composizione di pixel, ma sono una composizione di strutture elementari. E questa è una proprietà che rispecchia anche un po' come l'organizzazione del nostro sistema visivo. Noi funzioniamo in modo abbastanza simile. Qui ne vediamo un esempio. Questi sono questa è la famosa AlexNet e questi sono dei filtri imparati da AlexNet. I filtri più di basso livello sono in genere macchie di colore, bordi, linee, e per noi non riconoscibili, noi non ci attacchiamo a un significato semantico. Man mano che noi componiamo questi elementi otteniamo delle strutture che cominciano ad avere un senso per noi. Vediamo comparire delle ruote, vediamo comparire delle griglie. Salendo a livello ancora superiore vediamo delle teste di uccello, vediamo parti delle macchine, in alto vediamo tutta una serie di ruote, vediamo come se fossero dei template degli oggetti che noi vogliamo andare a riconoscere.
Questo tipo di visualizzazione non si ottiene direttamente, i pesi non hanno effettivamente questi valori. Queste sono delle tecniche di visualizzazione che sono state studiate proprio per cercare di interpretare le matrici che si ottengono e cercare di capire dal punto di vista visivo quali sono le immagini che sollecitano quelle particolari feature. Noi possiamo pensare a ciascun kernel come un mega neurone che si attiva quando compare l'oggetto che ha imparato a riconoscere. Quindi ci saranno dei neuroni che si attivano quando compare una ruota, ci saranno dei neuroni che si attivano quando compare una scimmia. E noi non dobbiamo specificare come è fatta una ruota, non dobbiamo specificare come è fatta una scimmia. Mettiamo davanti alla rete 1000 esempi di scimmia e prima o poi imparerà come è fatta, senza nessun bisogno di dover noi preoccuparci di come il nostro cervello interpreta l'informazione visiva e noi arriviamo a dire che quella è effettivamente un'immagine di scimmia, anche perché noi questa operazione la facciamo a livello subconscio. A volte nemmeno lo sappiamo perché noi vediamo una determinata cosa in immagine. Questa è effettivamente un'operazione matematica di convoluzione, però non andrei nei dettagli. Comunque daremo le slide, saranno pubblicamente disponibili, quindi chi vuole poi approfondire, andare a fare i numeretti e vedere che effettivamente la convoluzione è quello che vi ho raccontato, può farlo. L'unica cosa che vi faccio notare è che noi abbiamo tre canali di ingresso, perché le immagini normalmente sono RGB, quindi dobbiamo sempre pensare che l'immagine in realtà di partenza non è una vetrina. Ciascun layer convoluzionale è definito da una serie di parametri. I due principali sono la profondità, depth, che è il numero di filtri, quindi il numero di feature che quel layer può calcolare. Ovviamente più aumenta il numero di canali, più aumenta diciamo, il numero di parametri che devo imparare. E l'altro elemento fondamentale è la dimensione del kernel. Quindi normalmente si usano kernel 3x3, 5x5, 7x7, a volte si arriva a 11. Il kernel ci dice essenzialmente quanto ciascun neurone vede dell'immagine, perché ciascun neurone non può vedere al di là della dimensione del proprio kernel. Dal punto di vista ingegneristico, il vantaggio dei layer convoluzionali è che occupano poca memoria, perché indipendentemente dalla dimensione dell'immagine, che io abbia un'immagine che è grossa come un francobollo o che abbia un'immagine che ha un milione di pixel, i miei kernel occupano sempre la stessa memoria, che è data esclusivamente dalla struttura, e quindi anche il numero di parametri non dipende dalla dimensione dell'immagine. Ma ovviamente dal punto di vista computazionale sono il collo di bottiglia delle CNN, perché il numero di operazioni che bisogna fare per fare la convoluzione è effettivamente molto alto e non tutti i framework sono altrettanto efficienti poi nell'implementare questa operazione. All'uscita dell'operazione di convoluzione bisogna mettere un'attivazione non lineare, perché altrimenti se non mettiamo un'attivazione non lineare la combinazione di tante operazioni lineari diventa un'unica operazione lineare, quindi noi perdiamo la profondità. Molti che conoscono le MLP sono abituati a vedere le sigmoide, questa funzione qua, come diciamo funzione di attivazione, quindi il neurone classico aveva la sigmoide come funzione di attivazione. In computer vision si usa al 99% la rectified linear unit, perché è estremamente più veloce da allenare. Il problema della sigmoide è che se l'uscita della mia convoluzione è più o meno qua, il gradiente è accettabile. Se l'uscita della mia convoluzione è qua o salto in alto, il gradiente è pressoché nullo e quindi è molto difficile andare in profondità.
Ci sono delle alternative all'Aleru, ma sono molto, molto meno utilizzate nella pratica, quindi sono anche molto meno studiate, se ne sa molto meno. Se io riprendo la mia feature map di prima, l'attivazione applico la Aleru, quello che succede è che tengo sostanzialmente solamente valori non negativi. Tutto dove l'uscita della convoluzione era negativo viene appiattito sullo zero. Quindi la vostra feature map effettivamente non è l'uscita della convoluzione, ma è questa. E questa è una cosa che è bene da ricordare, perché tutto dove nel momento in cui l'uscita è negativa non c'è più gradiente. Per cui quando un neurone entra nella zona in cui l'uscita della Aleru è zero, smette di imparare. Questo è fisiologico che succeda, ed è anche probabilmente uno dei motivi per cui riusciamo a generalizzare bene, ma può essere patologico se succede in troppi neuroni, perché non riuscite a affittare il vostro modello. A un certo punto smette di imparare. Quindi questa è una delle cose a cui fare attenzione quando si allena una rete neurale. Se ci sono domande, interrompetemi pure, io sono capace di andare avanti a macchinetta fino a stasera a mezzanotte, ma voi interrompetemi. Volevo chiedere a voi del fondo dello zero, quando si parte dall'immagine, i pixel sono sempre numeri continui, quindi è la rete che vuole generare dei negativi per poter generare durante l'addestramento. Se non è nessuno deve essere diverso, no? Forse così? In realtà la feature che noi vediamo è il risultato della moltiplicazione dell'immagine, che normalmente viene normalizzata. Quindi per evitare in realtà di avere degli allenamenti patologici, bisognerebbe sempre centrare l'immagine attorno allo zero, perché per mantenersi in una buona condizione bisogna cercare di rimanere attorno in questa zona qua. Dopodiché l'immagine potrà anche essere positiva, ma quello che conta è l'operazione di convoluzione. L'operazione di convoluzione è la moltiplicazione tra l'immagine e i pesi. E i pesi non sono necessariamente positivi, sono in genere distribuiti attorno allo zero, se l'allenamento, diciamo, funziona bene. E quindi diciamo che il segno dell'input alla fine non conta molto. Molte delle reti, soprattutto delle reti che sono uscite attorno al 2016, un po' meno quelle più moderne, usano molto il max pooling. I layer di pooling sostanzialmente fanno un'operazione di restringimento. Siccome le immagini sono tendenzialmente molto grandi, un po' in genere si ridimensiona prima di passare a una rete convoluzionale. Un po' si cerca di ridurre la dimensione delle feature, e questo lo si fa utilizzando degli layer che compattano le feature map. Questo è un esempio molto semplice: abbiamo soltanto una feature map 4x4, il max pooling ci permette di passare da una feature map 4x4 a una 2x2. Questo consente di diminuire l'occupazione di memoria e consente anche di rendere il calcolo un pochettino più veloce. Un altro layer che interviene in realtà solamente durante l'allenamento, che è quindi l'ultimo ingrediente che vediamo prima di capire come metterli tutti assieme, è il layer di dropout. Normalmente quando si fa l'allenamento vengono aggiornati i pesi di tutti i neuroni. Il dropout, che è un'idea che è stata proposta nel 2014, cosa ci dice? Durante l'allenamento qualcuno di questi neuroni viene scartato, non viene attivato, viene ignorato. Una frazione random, che in genere tra il 20 e il 50% dei neuroni, non si considera, presi a caso,
quindi è totalmente casuale. Secondo giro, seconda epoca, verranno ammazzati altri neuroni, quindi ad ogni epoca io non aggiorno i pesi di tutti i neuroni, ma solamente di alcuni. Ovviamente questo non lo posso fare poi in fase di test devo usare tutte le attivazioni. E questo è un elemento chiave per evitare l'overfitting, perché ci permette di evitare che i neuroni sostanzialmente si mettano d'accordo tra di loro e si vadano a incastrare in delle configurazioni che sono troppo specifiche del mio training set. Siccome io casualmente ne ammazzo qualcuno e questa scelta è totalmente casuale, ciascun neurone deve in qualche modo rendersi più indipendente dai neuroni adiacenti e si evitano dei fenomeni che in letteratura si dicono di coadattazione. Se qualcuno può interessato, consiglio di andarsi a leggere il paper, che è interessante. Vediamo alcuni esempi, perché alla fine poi tutti questi ingredienti con tutti questi parametri generano un numero di combinazioni incredibili. Quanti layer metto, quanti layer convolutivi, uso il pooling, non uso il pooling, che profondità, come li combino. In realtà molte di queste scelte spesso sono fatte un po' a priori guardando in letteratura quali sono i modelli, le architetture di riferimento che hanno avuto una buona prestazione o su benchmark generici come il BenchNet oppure su un problema simile a quello che stiamo affrontando. Ad esempio, io ho lavorato tantissimo nel campo delle immagini mediche e a volte nelle immagini mediche, per esempio, si usano delle reti meno profonde rispetto alle immagini tradizionali, quindi uno va un po' a vedere problemi simili che tipo di architetture hanno utilizzato. La prima architettura che è uscita è AlexNet. AlexNet aveva pochi layer, 5 layer convoluzionali, 2 layer di pooling e alla fine aveva 3 layer due layer fully connected e un softmax. Questa parte qui essenzialmente estrae le feature, i layer fully connected fanno la classificazione e qui alla fine ho le probabilità in uscita, essendo 1000 categorie, 1000 probabilità. Essendo una rete piuttosto corta per gli standard moderni, i primi filtri sono decisamente più grandi di quelli che si usano ad oggi, perché se io combino tanti filtri più piccoli, alla fine si dimostra matematicamente che ottengo l'equivalente di un filtro con un carne molto più ampio. Se io ne uso poco, uso pochi layer, alla fine le mie feature sono troppo localizzate e il classificatore non riesce più a funzionare. Per cui, se voglio usare una rete corta, devo necessariamente usare dei filtri più ampi. 2 anni dopo esce VGG. VGG è anche questo un modello usatissimo, ne esistono due versioni a 16 e 19 layer e questo è esattamente una filosofia opposta. Tutti i layer convoluzionali sono 3x3, quindi non uso dei filtri più grandi all'inizio, dei filtri più piccoli al fondo, molto molto semplice, semplicità ma profondità. È stata la prima rete ad arrivare a 16 layer e all'epoca con dei trucchi incredibili per riuscire ad allenarla, adesso si riesce ad allenare abbastanza facilmente. Anche qui la prima parte estrae le feature, le ultime parti fully connected fanno la classificazione. Andiamo avanti ancora un paio d'anni, è uscita fuori Inception. Ora, su Inception e ResNet potremmo stare a parlare un'ora. Diciamo le cose proprio essenziali. Inception nasce per risolvere un problema. Il problema è che filtri uso? Uso dei filtri 3x3, 5x5 e dove li piazzo? È meglio usare dei filtri più piccoli prima, dei filtri più grandi dopo o viceversa? La soluzione che è venuta fuori è nessuno dei due. Io
mi prendo tutte le possibilità, 3x3, 5x5, anche 1x1, le metto in parallelo e lascio che la rete durante l'allenamento si adatti. Quindi io non devo più preoccuparmi di tarare esattamente il numero di filtri, ci penserà la rete durante l'allenamento. Più o meno nello stesso periodo sono uscite le ResNet. Le ResNet, anche qui, qui vediamo un confronto VGG19 con la ResNet a 34 layer, che è una delle ResNet più piccole. Adesso le ResNet allo stato dell'arte arrivano attorno a 152 layer. La differenza è grande. E diciamo, questa è il VGG, quindi un numero di layer, diciamo, ancora abbastanza basso. Se noi mettiamo 34 layer convoluzionali, otteniamo una struttura molto, molto profonda. A volte troppo. Per alcuni problemi potrebbe essere troppo profonda. E allora qual è stata l'intuizione? A volte ne saltiamo due. Usiamo delle connessioni tra layer in modo da permettere alla rete di scegliere il percorso che preferisce, di scegliere un percorso più profondo usando i due layer, oppure di usare l'identità e bypassare i due layer. Questo ci permette in realtà, all'interno della stessa rete e in base alla classe degli oggetti che via via incontra, di creare sostanzialmente dei cluster. Sono stati fatti degli studi che hanno visto che in realtà le ResNet si organizzano attraverso dei blocchi relativamente corti, 20-30 layer, che lavorano in parallelo. Questi due trucchi, Inception e Residual, blocchi di Inception, Skip Layer, ci permettono di allevare un po' il problema di ingegnerizzare la caratteristica della rete, perché abbiamo una quantità di, diciamo, di parametri enorme nel decidere quanti layer come li mettiamo, e spesso e volentieri non esiste una soluzione che vada bene per tutto. Certi tipi di classi sono più complesse da riconoscere e richiedono magari determinati tipi di filtri o un blocco più lungo. E questo tipo di architetture ci allevano un po' questo problema. Questa è una, diciamo, una visione piuttosto interessante, mette a confronto diversi tipi di architetture dal punto di vista dell'accuratezza. Al momento, diciamo, le più accurate sono considerate Inception e ResNet, ma anche dal punto di vista del numero di parametri, quindi i ceppi più grandi hanno un numero maggiore di parametri. La cosa interessante da notare è che ResNet 152 ha meno parametri rispetto a VGG16. Quindi non lasciamoci ingannare dal fatto che una rete profonda sia necessariamente una rete più grande. Sarà sicuramente più complessa da allenare, perché i gradienti si devono propagare attraverso 152 layer e non 16, ma non necessariamente è molto più pesante dal punto di vista delle operazioni, dal punto di vista computazionale di memoria, proprio perché il fatto di usare delle reti più profonde e delle architetture più smart ci permette in realtà di ridurre il numero di la dimensione e il numero di filtri che dobbiamo utilizzare. Andiamo a uno dei miei argomenti preferiti del talk, che è il transfer learning. Non so se voi avete familiarità con cosa significhi fare transfer learning. Dal punto di vista, non so se qualcuno di voi si è già imbattuto in questo termine, ne ha mai sentito parlare. Transfer learning significa sostanzialmente prendere della conoscenza che io ho imparato su un task, che ho chiamato A, e trasferirla a un altro task B. In genere il transfer learning funziona molto bene se io ho un task che conosco molto bene. Ad esempio, nel nostro caso abbiamo un task che conosciamo benissimo, che è ImageNet, perché abbiamo milioni e milioni di immagini,
ma non è l'unico database ormai di questo genere, e abbiamo un task simile, ma più piccolo. Magari vogliamo classificare delle immagini su delle categorie che sono di particolare interesse per la mia azienda, sicuramente un task più piccolo, perché non avrò 1000 o 10.000 categorie, ne avrò molte meno, e avrò anche un numero di dati più limitato, ma mi posso appoggiare a quello che ho imparato dal task A. E nel caso del deep learning, fare transfer learning è in pratica molto molto semplice, perché basta prendere i pesi, trasferirli nel nuovo modello e usarli per inizializzare i filtri. Esiste anche un'altra strategia che si chiama multitask learning, che consiste nell'apprendere simultaneamente più task. Questo è un argomento molto specifico per la computer vision, perché è uno dei pochi ambiti dove in realtà si dimostra che il multitask learning funziona e dove ci sono tanti problemi simili da risolvere, perché alla fine tutti i tasti computer vision più o meno si appoggiano alle stesse feature, agli stessi elementi di base. Soprattutto se andiamo a vedere a livello basso, le immagini sono tutte composte da linee, macchie di colore e tessiture, quindi c'è sicuramente in tutti i task che in qualche modo fanno riferimento alla computer vision un nocciolo di conoscenza comune. Però oggi vedremo principalmente il task learning. Supponiamo di avere il nostro modello di base, quindi nel 90% dei casi noi non andiamo a definire una rete definita ad hoc, a meno che non andiamo a lavorare con delle immagini molto molto particolari che in genere non sono acquisite tramite fotografia. Non so se andiamo a lavorare su immagini satellitari, immagini mediche, immagini ultrasuoni, quindi acquisite proprio con altre caratteristiche. In genere andiamo a lavorare su delle foto che avranno abbastanza in comune con le fotografie che sono presenti in ImageNet, che alla fine sono scaricate da Flickr. Quindi noi selezioniamo un modello di partenza, possibilmente uno degli ultimi, e vogliamo adattarlo al nostro problema. Possiamo farlo in molti modi. Il modo più semplice, che si adatta quando abbiamo dei dati, molto pochi dati, quello che facciamo è andiamo semplicemente a sostituire l'ultimo layer. Tipicamente perché non avremo esattamente lo stesso numero di categorie o lo stesso tipo di categorie della classificazione di partenza. I layer density li lasciamo così come sono, e le feature non le tocchiamo. Quindi tutta la prima parte della rete viene frizzata, i pesi non vengono cambiati, ipotizzando che se i dati sono sufficientemente simili, in realtà le feature che ci servono sono le stesse, noi dobbiamo soltanto andare ad adattare il classificatore. Il softmax comunque ha dei pesi, perché qui ci sono delle condizioni che hanno dei pesi, quindi se il problema è sufficientemente simile ci basta riadattare quello, altrimenti andiamo a fare fine tuning degli ultimi layer. Se lasciamo inalterati i layer density, possiamo sfruttare i pesi che già ci sono, ma abbiamo un problema, perché la dimensione dell'input non può cambiare, perché i layer convoluzionali non dipendono dalla dimensione dell'input, ma i layer fully connected sì, perché a un certo punto, poi lo vediamo sul codice, l'immagine viene trasformata in un vettore che viene dato in ingresso ai fully connected layer. Se abbiamo un po' più di dati, se magari i dati sono un po' più diversi rispetto a quelli che avevamo di partenza, e se vogliamo cambiare la dimensione di input, dobbiamo togliere, sempre tenere inalterati i layer convoluzionali, ma togliere completamente la testa della rete e sostituirla con un nuovo layer. E questo è quello che vedremo nel codice questa sera. Scusa, questi sblocchi pesi là. Qui in realtà
sostituisci proprio, quindi prendi il modello, togli layer, ne sostituisci nuovi e rinizializzi da capo. E questa è, diciamo, abbastanza comune, soprattutto se i tuoi dati sono, non sono proprio uguali a quelli di ImageNet, magari sono, ci sono caratteristiche di illuminazione particolari o altre casistiche che non sono rappresentate. Se abbiamo molti dati, dove per molti dati intendo qualche migliaia, non è necessario avere milioni di immagini, e sono abbastanza differenti da quelli, sono differenti rispetto a quelli di origine, allora posso andare anche a fare i fine-tuning delle aree convoluzionali, iniziando dall'alto verso il basso. Quindi più ho dati e più mi voglio allontanare da ImageNet, più sblocco dei layer, partendo dagli ultimi e via via andando fino ai primi. Non ho capito bene la differenza tra questa strategia e quella di prima, cioè che in base ai dati, cioè capito come si dovrebbe fare, non capisco l'ipotesi di partenza. L'ipotesi di partenza è che le feature che noi estraiamo da ImageNet siano sufficientemente generiche, e questa è un'ipotesi che è corroborata da numerosissimi esempi in letteratura e pratici, quindi siamo abbastanza certi, siano sufficientemente generici da potersi applicare a quasi tutte le immagini, soprattutto se rimaniamo nel campo dei tipi di oggetti, dei tipi di immagini che sono rappresentati in ImageNet. Chiaro che se passiamo ad esempio delle immagini mediche, dopo vi faccio vedere un esempio, allora le feature potrebbero non essere così adatte, ma comunque sono una base di partenza buona, perché alla fine sono il modo in cui noi vediamo. Se io ho pochi dati, non posso permettermi di aggiornare troppi parametri, altrimenti vado nei refitting. E quindi in questo esempio i layer convoluzionali sono frizzati, cioè durante l'allenamento non vengono aggiornati, vengono aggiornati solamente gli ultimi layer. Mentre in questo caso posso permettermi di aggiornare anche i layer convoluzionali, quindi dipende essenzialmente da quanti layer decido di mantenere fissi oppure di aggiornare durante l'allenamento. Devo sempre partire l'importante è partire dal fondo, non dall'inizio, perché altrimenti smette di funzionare. Ed è questo il caso in cui io ho immagini completamente diverse in input? Se io ho delle immagini diverse, più le immagini si allontanano visivamente dalle immagini di ImageNet, più ottengo degli incrementi di prestazione andando a cambiare i filtri convoluzionali. Più le immagini sono simili, meno mi serve, nel senso che posso ottenere delle prestazioni molto simili senza rischiare di overfittare, mantenendo le feature che avevo già prima. Se ho proprio pochissimi dati, qualche centinaia, allora l'altra possibilità che posso utilizzare è quella di prendere i layer convoluzionali, calcolarmi le feature, e per la parte di classificazione dimenticarmi che esistono le reti neurali. Se io ho 100 esempi per classe, è inutile che metto ad allenare una rete neurale, non ce la farò, va benissimo un lineare o un SVM. Le feature comunque sono, beneficio comunque dall'utilizzare una deep neural network, perché in genere le feature che io riesco ad imparare dai dati sono nettamente migliori rispetto a quelle che io posso specificare a mano. Primo. Secondo, in generalizzare a mano le feature richiede tempo. Allenare una rete neurale, una volta che più o meno lo so fare, con queste strategie di fine tuning, richiede 2 settimane. Magari ingegnerizzarmi la feature che funziona mi permette di ottenere delle prestazioni migliori, ma mi ci vogliono 6-8 mesi uomo. Quindi io posso con questa strategia ottenere in 2 settimane quello che magari per ingegnerizzarlo a mano mi richiedeva 8-10 mesi uomo. Questo è uno dei motivi non detti per cui tutti usano le convolutional neural network, perché sono estremamente più veloci dal punto di vista dei tempi di sviluppo. Una volta che uno le sa usare, non è più spaventato dal gradino iniziale.
Qui vi ho lasciato poi qualche link di dove trovare questi benedetti modelli per trained. In assoluto il framework che ha più modelli pre-trained è Caffè, perché Caffè è nato con la computer vision, quindi tantissime persone che fanno computer vision storicamente hanno iniziato con Caffè e poi prima o poi non si scorda mai, lì sono rimaste. E quindi il grosso, diciamo, di quello che si trova online è il Caffè. Però i modelli si possono talvolta con un po' di difficoltà a volte convertire. Se no, uno può andare a vedere i vari gruppi di ricerca, ci sono tantissime persone che mettono online modelli. Diciamo, i primi tre sono i repository ufficiali, diciamo, della distribuzione. In Keras ci sono due modalità di specificare un modello, che sono il modello sequenziale e il modello funzionale, le API sequenziali e le API funzionali. Quanti di voi conoscono la differenza? Guardate la manina. Ok, la sentirete di nuovo. Il modello sequenziale è, diciamo, l'API sequenziale è la più semplice da utilizzare. Io definisco modello con il metodo sequential e poi aggiungo mano a mano i layer. In questo caso ho definito una rete molto semplice che ha tre blocchi, quindi tre livelli convoluzionali, l'attivazione Keraloo e max pooling, quindi convolution, max pooling, convolution, max pooling, convolution, max pooling. L'attivazione si può specificare anche come parametro della convoluzione oppure come layer a parte, secondo delle preferenze. Questo blocco qua mi fa l'estrazione delle feature. Il secondo blocco mi permette di attaccare la parte, diciamo, densa, quindi io prendo l'uscita delle convoluzioni, la spalmo su un unico vettore, ci aggiungo in questo caso un solo layer denso, ci aggiungo il dropout è particolarmente utile sui layer densi perché sono quelli che hanno il 90% dei parametri che sono all'interno del vostro modello. Quindi sono quelli che sono i primi layer a overfittare nel caso in cui non abbiate abbastanza dati. E poi aggiungo l'uscita, in questo caso un classificatore binario, quindi aggiungo un modello, un layer denso con un'uscita sigmoide, altrimenti si può usare uno softmax con un'attivazione softmax che mi dà delle probabilità e qui inserisco il numero di uscite, il numero di categorie che mi servono. Il modello sequenziale è molto facile da utilizzare perché basta mettere i layer uno sopra l'altro. Il modello funzionale è un pochino, le API funzionali sono un pochino più complesse da utilizzare perché si basano sul definire effettivamente un tensore per ognuna delle uscite dei vari layer. Quindi parto col definire il tensore di ingresso, che è l'input, che avrà una sua shape. In questo caso la shape sono 3, 150, 150, significa che ho un'immagine che ha tre canali RGB ed è ridimensionata di 350x150 pixel, che è piccolina, però considerate che normalmente ImageNet usa 224x224. Quindi queste reti spesso ovviamente funzionano su immagini molto più sgranate rispetto a quello che siamo abituati ad utilizzare noi. L'uscita dell'ingresso, l'attacco a un layer convoluzionale. L'uscita del layer convoluzionale l'attacco all'attivazione, che a sua volta attacco alla layer di pooling, e così via. Fino ad arrivare all'uscita. A questo punto quello che ho definito è un grafo di computazione, quindi ho tutti i tensori e tra un tensore e l'altro ho il layer. Ovviamente Keras è decisamente più alto livello rispetto a TensorFlow, quindi il mio blocchetto elementare non è il layer essenzialmente. Come definisco il modello? Un model che mi sono dimenticata.
E lo definisco dicendogli qual è il tensore d'ingresso e qual è il tensore d'uscita. Questo mi dice sostanzialmente, torna indietro, adesso ho fatto un, mi sono accorta che c'è un errore di battitura, questo image dovrebbe essere in, prendi questo, questo tensore, che è il tuo ingresso, prendi questo tensore che è la tua uscita e inserisci nel modello tutti i layer che tu hai connesso con le istruzioni. È decisamente più complicato da afferrare, ma una volta afferrato il concetto è molto più potente, perché non devo necessariamente avere le sequenzialità. Posso fare delle cose molto più complesse, posso avere ad esempio delle reti che hanno due stream paralleli. Posso avere delle biforcazioni, dei modelli che si biforcano e poi si attaccano. Per esempio, una ResNet ovviamente con il modello sequenziale non si riesce assolutamente a implementare, perché non c'è modo di implementare la skip connection, mentre con il modello funzionale sì, per cui per modelli molto molto semplici sequenziale va benissimo. Per modelli leggermente più complessi bisogna passare alle function API. L'altro, diciamo, elemento di Keras che è molto importante per quanto riguarda la computer vision è l'image data generator, la classe image data generator, che ci permette di implementare in modo molto semplice la data augmentation. Vediamo un paio di esempi, perché è una cosa che è più facile a farsi che non a spiegare. Quando ho delle immagini d'ingresso posso generarne infinite di altre. Questo mi permette di rendere la mia rete più robusta rispetto alle variazioni che naturalmente le immagini inseriscono. Ad esempio, nel caso in alto, io ho preso un'immagine e quella stessa immagine ne ho generate delle altre, flippandola, cambiando l'aspect ratio, restringendola, distorcendola. Si possono fare tantissime trasformazioni, questi sono solo alcuni degli esempi. Ad esempio, posso spostare il soggetto dal centro verso il bordo dell'immagine. Tutte queste tecniche mi permettono di aumentare la quantità di dati a disposizione senza necessariamente dover aumentare il costo della notazione, perché tutti questi esempi manterranno la loro label di partenza. L'esempio di sotto è un esempio tratto invece dal mondo medicale. Credetemi sulla parola, quella è una piccola lesione mammaria. Uno dei problemi che la data augmentation ci permette un pochettino di alleviare è il fatto di avere pochi esempi per una determinata categoria. Se pensiamo al medicale, ma non solo, il numero di esempi di lesione è fortunatamente molto basso, molto molto più basso rispetto alla quantità enorme di esempi normali. Usando in modo un po' scaltro la data augmentation possiamo far finta di avere più esempi della classe che ci interessa senza doverli replicare, perché la replicazione ci può portare ad overfitting. L'image generator ci permette sia di utilizzare delle funzioni già implementate, come ad esempio la rotazione, quindi viene in modo randomico applicato una rotazione, ci permette ad esempio di applicare in modo randomico il flip sia orizzontale che verticale, ci permette anche di specificare delle funzioni di preprocessing in cui possiamo implementare altre tecniche di data augmentation. Porta almeno overfitting rispetto a replicare i dati. Diciamo che ci sono due considerazioni da fare. In image processing classico, quando si disegnavano i filtri,
si cercava di renderli invarianti rispetto a delle variazioni che spesso avvengono all'interno del mezzo fotografico, ma che in realtà non sono rappresentativi dell'oggetto. Cambio di illuminazione, la posizione, la rotazione. Nelle immagini che noi vediamo, magari alcune modalità, alcuni oggetti magari compaiono più frequentemente in un modo rispetto a un altro. E utilizzando la data augmentation noi possiamo aumentare la varietà di modalità di presentazione dello stesso oggetto. Ovviamente l'oggetto rimane lo stesso, quindi se noi vogliamo riconoscere dei gatti bianchi non è che con la data augmentation noi generiamo dei gatti bianchi, perlomeno con questo tipo di data augmentation, perché poi uno potrebbe andare magari su modelli generativi, cose decisamente più sofisticate, allora sì. Sempre un gatto nero e un gatto grigio rimangono, ma abbiamo ad esempio, introduciamo magari dei gatti più piccoli, più grandi, gli oggetti non sono tutti, nelle immagini gli oggetti possono comparire grandi o piccoli. Esattamente, sì, questo può succedere. Infatti si consiglia in genere di usare delle tecniche di data augmentation che siano specifiche per il vostro problema. Se pensate che le foto vi arriveranno sempre dritte, è perfettamente inutile introdurre dei filtri verticali, perché tanto è una configurazione che non ha poco senso, imparare. Se ad esempio pensate di ricevere delle immagini di qualità variabile, noi in uno dei problemi che sto affrontando, sto lavorando con delle immagini che erano state in realtà inserite in dei PDF. Il problema del PDF è la compressione. Alcune immagini sono decisamente di scarsa qualità. Con la data augmentation io posso generare un numero arbitrario di immagini che saranno sì sempre degli stessi soggetti, ma posso cercare di insegnare alla rete di non preoccuparsi della compressione. Se un oggetto viene sfocato, deve rimanere comunque lo stesso oggetto. Quindi dal punto di vista, diciamo, del machine learning classico, del machine learning tradizionale, ovviamente il soggetto rimane lo stesso, quindi la possibilità di overfitting c'è. Ma dal punto di vista della computer vision, quindi dell'imparare la rappresentazione, questo tipo di tecniche ci permettono con un costo bassissimo di ottenere delle feature molto più robuste. Ma nel caso di dataset sono per natura completamente sbilanciati, cambia proprio, cioè si va a aumentare la classe che ha pochi esempi, ma non si può fare entrambe le cose. Devo essere sincera, io anche in letteratura non ho visto delle opinioni molto concordanti sul fatto che le reti deep siano effettivamente così sensibili alla data, allo sbilanciamento tra le classi oppure no. C'è che è assolutamente un grosso problema, altri dicono no. La verità è che noi nel 99% dei casi utilizziamo che cosa? I mini batch. Quando andiamo ad allenare facciamo un allenamento utilizzando stocastica di Indiesel o una sua variante e dei mini batch. Se i mini batch contengono solo esempi di una categoria e in modo prevalente per diversi passaggi, ovviamente mi possono mandare i gradienti in una direzione che non generalizza bene. E quindi bisogna in qualche modo cercare di ovviare utilizzando delle tecniche che possono essere di oversampling e di undersampling, oppure utilizzando delle tecniche variando la loss, in modo ci sono delle loss che ci permettono di essere meno sensibili. Vi faccio vedere un esempio, giusto un esempio su cui sto lavorando con una mia tesista. Questi sono dei cluster di microcalcificazioni, che sono un tipo di lesione che si osserva in mammografia, che è piuttosto raro. Tipicamente i cancri che si manifestano in questo modo compaiono in un caso su 1000.
Quindi la quantità di patch normale rispetto alla quantità di cluster che io posso pensare ragionevolmente di assemblare lavorando con una rete di ospedali è ovviamente sbilanciatissima. E noi abbiamo fatto un misto, da un lato sicuramente abbiamo sottocampionato, ma non puoi sottocampionare troppo perché altrimenti non riesci più a imparare una rappresentazione veritiera della classe di maggioranza. Dall'altro lato sovracampioni, quindi per ogni cluster di microcalcificazione ne abbiamo generati 3 o 4 o 5 e poi abbiamo usato delle loss come la weighted cross entropy o la focal loss che pesano in maniera differenziata gli esempi o in base alla loro prevalenza o in base alla difficoltà, perché uno dei problemi dei dataset sbilanciati oltre al fatto che la rete vede tantissimi casi normali è il fatto che tipicamente nei casi nella maggioranza dei casi la classe di maggioranza contiene degli esempi molto facili e degli esempi molto difficili e dopo un po' gli esempi facili li ha imparati, mentre gli esempi difficili si perdono in mano agli esempi facili e quindi la grossa difficoltà è proprio quella di calibrare la composizione dei mini batch in modo da non avere degli esempi troppo semplici. La focal loss è una delle modalità, ad esempio, pesa gli esempi differentemente in base al fatto che la rete sia in grado di classificarli correttamente oppure no. Per cui gli esempi su cui sbaglio sono pesati molto di più durante l'apprendimento. Con questo siamo riusciti a ottenere delle buone prestazioni usando... Abbiamo confrontato due modelli, SqueezeNet, che è una sorta di AlexNet sostanzialmente, e Inception ResNet, che è diciamo, lo stato dell'arte, ovviamente c'è una certa differenza, entrambi allenati prima sui BenchNet e poi fatto un fine-tuning, con un fine-tuning anche delle feature su mammografia, perché le feature mammografiche sono differenti. Ma con questo numero di esempi non sei in grado di allenare from scratch una inception present, non ce la fai, ti servono qualche milione di immagini che sono estremamente difficili da acquisire in questo contesto. Ci vediamo un altro esempio, poi così passo al codice. In questo esempio che è venuto fuori in una collaborazione che abbiamo con un'azienda, avevamo diciamo, un pool di immagini molto, molto grandi, di cui vedete sulla destra qualche esempio, e all'interno di queste sono principalmente immagini di interni e esterni di edifici. E tutto questo pool di immagini ci interessava enucleare due categorie in particolare, che erano gli edifici e i citofoni. Questo per motivi strettamente legati poi all'applicazione, non che i citofoni fossero particolarmente interessanti, però in qualche modo ci interessava distinguere gli esterni dagli interni sostanzialmente, e quindi abbiamo identificato queste due categorie che erano distinte da tutto il resto. E qui abbiamo preso un dataset di 4.000 immagini di allenamento più la data augmentation, che è un dataset diciamo piccolo nell'era del deep learning, ma sufficiente con almeno diciamo un migliaio di esempi per categoria. Questo è un rule of thumb che tanti usano ed effettivamente anche nella mia esperienza più o meno funziona. E con questo numero di immagini non si riesce ad allenare da capo, bisogna sicuramente partire da un modello. In questo caso abbiamo usato un ResNet 152, in cui però non abbiamo allenato tutte le feature, perché non era necessario, e con diciamo, qualche giorno di esperimenti e appena 15 epoche, di fatto siamo riusciti ad avere un'accuratezza superiore al 95% per tutte le classi che ci interessavano. Probabilmente si riesce a salire anche più in alto, però dal punto di vista industriale in realtà queste performance andavano benissimo, quindi non abbiamo, diciamo, abbiamo dichiarato concluso l'esperimento, perché
non ci interessava salire ulteriormente con le performance, anche se probabilmente faccio piano, diciamo, ancora un po' si sarebbe riusciti a... Allora, io qui ho preparato un notebook che lasceremo anche nella cartella con un esempio. Non farò l'allenamento perché il mio portatile, pur avendo una GTX 960, insomma, stiamo qua 10 minuti e lo andremo a cenare. Non ha proprio senso. L'esempio che guardiamo è l'esempio classico, che è cats versus dogs, quindi sono una serie di immagini che contengono gatti e una serie di immagini che contengono cani. E ci interessa riuscire, diciamo, a identificare, a distinguere i cani dai gatti. Cosa che adesso è considerato un problema risolto, ma 10 anni fa era considerato un problema difficilissimo, perché che cos'è che distingue un cane da un gatto? Insomma, sono tutti due pelosi, hanno quattro zampe, sono tutti animali, sono di tante razze, tanti colori, quindi è difficile dire effettivamente che cosa distingue un cane da un gatto. Come potete vedere, i dati sono organizzati in cartelle e, diciamo, questa organizzazione è data da Keras, nel senso che Keras di default, se usate la data augmentation di Keras, divide i dati in training e validation, e poi all'interno del training e validation ha una, diciamo, cartella per ogni categoria, quindi prima tutti i cani, poi tutti i gatti e così via. Con questa organizzazione non è necessario specificare i label, creare dei dataset di annotazione, vengono inferiti, diciamo, della distribuzione. Quindi io definisco, diciamo, le cartelle, decido la grandezza, in questo caso 150x150, definisco il formato, che in genere per TensorFlow è ChannelsFirst. Teano invece usava l'altro ordinamento, ChannelsLest. Io ormai uso quasi solo ChannelsFirst. E definisco a questo punto i due generatori, uno per il training e uno per il validation. Il dataset di training, il generatore di training utilizza una funzione di preprocessing, che in questo caso è quella definita da Keras per BGG, e semplicemente sottrae la media. Quindi su ImageNet la media dei tre canali RGB calcolata su le immagini di MageNet ha tirato fuori questi tre magici numeri che compaiono per mezza internet, e se si usano delle feature precalcolate su MageNet, soprattutto se non si fa il fine tuning dei layer, bisogna prendere l'immagine d'ingresso e sottrargli la media. Le reti neurali in genere prevedono che gli input vengano normalizzati. Nell'ambito dell'image processing si usa sempre il centraggio rispetto alla media, non necessariamente si divide per la direzione standard, perché in realtà i tre canali hanno di default ampiezze comparabili, perché sono limitati tra 0,255, quindi normalmente quasi nessuno divide per la direzione standard, o comunque è meno frequente. Definisco poi le funzioni che voglio utilizzare per la data augmentation. In questo caso ho usato un po' di zoom, un po' di rotazione e il flip in orizzontale. Flip in verticale, come dicevamo prima, ad esempio, si usa molto molto meno. Ovviamente in validazione non uso la data augmentation, perché voglio andare effettivamente a calcolare le prestazioni su un dataset su cui non ho aumentato, diciamo, variato artificialmente la prevalenza delle varie classi. Quindi sulla, diciamo,
allenatore che utilizza, che calcola la validation, ha solamente il pre-processing. Questi generatori prendono l'ingresso direttamente dalla cartella in cui ho le immagini. Questa è una possibilità, ce ne sono diverse. In genere il numero di immagini che abbiamo è tale per cui non ci sta in memoria e dobbiamo prenderle dal disco. Se avete un numero di immagini basso o non volete usare la data augmentation, potete caricare direttamente il training e il validation in memoria. Questo è, diciamo, l'esempio più generico in cui andiamo a prendere le immagini direttamente dal disco. Il generatore quello che fa è per ogni batch di allenamento si carica un certo numero di immagini random selezionate casualmente, funziona ancora, e con una probabilità altrettanto casuale applica qualcuna delle funzioni. Quindi non c'è modo di, non c'è un ordine, che è una cosa che sempre non ci piace durante l'allenamento, e in questo caso quando lo eseguiamo ci dice: ho trovato 2000 immagini che appartengono a due classi, e questo è il training set, quindi ci dice quante immagini ho trovato e quante classi ci sono. E in questo caso lo split classico 2000 immagini nel training, 800 immagini nel validation, nelle due classi. Questo pezzo di codice non è strettamente necessario, l'ho inserito solamente per vedere qualche caso. Noterete che le immagini che ho, siccome le immagini che vengono create dal generator sono già normalizzate, le ho dovute riscalare per visualizzarle, perché altrimenti sono dei numeri negativi e Matplotlib non apprezza. Noterete che i colori sono un po' distorti, questo deriva dal fatto che la normalizzazione, se avete notato, i parametri di normalizzazione non erano costanti, quindi significa che se noi guardiamo quella che è la statistica delle immagini, la media dei tre canali non è centrata attorno a 125 per tutti i canali, ma alcuni canali sono mediamente più alti di altri. E a questo punto creo un modello. Per creare il modello posso, in questo caso mi appoggio a VGC16 perché è quello un po' più semplice da gestire, ancorché non quello più meno ciccione, e posso utilizzare direttamente le application di Keras che hanno già i modelli definiti, specificando che voglio i pesi calcolati su MatchNet, quindi la funzione si scarica i pesi direttamente da internet, specificando che non voglio includere il top, quindi non voglio includere le layer densi, voglio solamente le layer convoluzionali, e dando l'ingresso, la shape che ho definita, che in questo caso era 150x150, VGG vi ricordo era 224x224, quindi se non butto via i layer densi devo tenere quella dimensione. Questo mi ritorna un modello che è definito secondo le API funzionali. Non so, questo giochetto non è molto più complicato da fare con le API sequenziali, è molto più semplice farlo con le API funzionali. All'output di questo modello io attacco la testa, che in questo caso mi permette di fare la mia classificazione. Ho utilizzato 256 layer, diciamo denso piccolo, 256, i layer di VGG originale in genere sono attorno ai 4000 neuroni. Ovviamente dovendo classificare solo due classi e non 1000 mi serve qualcosa di un po' più, avendo 4000 immagini di treni e non 1.200.000, devo contenermi sulla dimensione.
che ho usato un dropout abbastanza spinto. Questo significa che ad ogni giro il 50% di quei neuroni viene, non viene, i pesi non vengono aggiornati. E infine definisco l'uscita. Definendo il modello, attacco l'input del modello di base all'output della mia testa. In questo modo sono riuscita a incastrare, diciamo, sui layer convoluzionali il pezzo che mi interessa. Tra l'altro, questo tipo di attacco è anche alla base di molti modelli di object detection, perché se voglio fare object detection, quindi non voglio soltanto dire che c'è un oggetto, ma anche dire dove è l'oggetto, quindi riuscire a predire la bounding box, e quindi faccio vedere un esempio, ho bisogno di altri, di attaccarci delle teste apposta, e quindi si usa questo tipo di tecnica anche per passare da un tasto della classificazione a tasti più complessi. Prendo i layer convoluzionali che ho imparato per la classificazione e li attacco altre teste che fanno, che non fanno più solo classificazione, ma anche altri tentativi di operazione. Poi devo specificare quanti layer voglio allenare del modello di base. In questo caso ho deciso di non allenarne nessuno. E infine compilo il modello. Questo è il nostro modello, fino, diciamo, all'ultimo layer di Max Pooling. È il modello di VGG originale, quindi vediamo che all'inizio dei blocchi convoluzionali ha 64 feature, poi ne ha 128, insomma il numero di canali cambia. Gli ultimi parametri sono quelli del che abbiamo definito nuovi. Se guardiamo il numero di parametri totali sono sui 16 milioni e 8, ma il numero di parametri che effettivamente possiamo andare a imparare sono solo 3,2 milioni. Ora è vero che io ho 4.000 immagini, ma 4.000 immagini che ciascuna delle quali ha tanti pixel, quindi la quantità di dati che ho è molto di più rispetto alle 4.000. Però in ogni caso con due layer apparentemente innocui ho sono riuscita a inserire ben 2 milioni di parametri da imparare, a fronte però di 15 milioni di parametri che posso lasciare così come sono e ottenere comunque delle buone prestazioni. Un'altra tecnica molto utile sono i callbacks. Non so se qualcuno di voi ha utilizzato i callbacks in Keras. I callbacks sono sostanzialmente delle funzioni che io posso inserire quando vado a fare l'allenamento e che mi permettono di registrare delle informazioni in più. Ad esempio, questi sono due esempi di callback definiti in Keras, ma se ne possono definire anche altri. Il model checkpoint mi permette ad esempio di salvare i pesi ad ogni iterazione o un numero di iterazioni che voglio io. Il callback di TensorBoard mi permette di salvare tutta una serie di informazioni che poi posso utilizzare per caricare in TensorBoard, per ad esempio vedere i gradienti, come si stanno comportando, per vedere i pesi, come variano ad ogni iterazione. Quindi non lo vedremo stasera, però con questo, diciamo, callback si può ad esempio visualizzare i filtri come se fossero delle immagini e quindi andare a capire effettivamente i kernel che tipo di informazioni stanno imparando. Un'altra cosa che può essere molto utile è ad esempio se utilizzate delle metriche che non sono previste da Keras. Io ad esempio, lavorando nel medicale, facendo molta classificazione binaria, tendo ad usare moltissimo l'area sotto la curva ROC.
Del resto, la curva rocca in realtà non è una delle metriche standard che è definita da quasi nessuna, da Keras, ma neanche da Caffè o altri modelli. Quindi, se voglio tenere sotto controllo delle metriche di performance che non sono l'accuratezza, posso inserire il calcolo in un callback e fare una visualizzazione. L'ultimo, diciamo, step è il fitting. Quindi per allenare usando questi blocchi devo usare non la funzione standard fit, ma usare un'altra funzione che si chiama fit generator, a cui passo il generatore che genera le immagini, e devo definire quanti batch voglio per ogni epoca. Normalmente si utilizza la dimensione del training diviso per la dimensione del batch, perché usando il generatore ovviamente la funzione di fit perde la cognizione di quanto fosse grande il training set originale e di quando finisce, perché non c'è più corrispondenza diretta tra l'epoca e il training set. E se voglio inserire il callback, gli passo come un vettore, quindi posso anche avere 1, 2, 3, 4, 5 callback. Ovviamente la lunghezza, diciamo, il numero di operazioni che faccio può costarmi in termini di tempo. Vi faccio vedere quello che è un esempio. Scusate. Questo è un esempio che ho allenato oggi per 5 epoche, quindi un numero di epoche non lo faccio andare perché ci mette veramente 10 minuti, che non è tanto, però 10 minuti qui. Volevo farvi vedere. Non era prevista. Per pazienza. L'ho provato e dopo l'allenamento ovviamente l'effetto demone, ne ho perso un pezzo. Questa è essenzialmente la loss, come viene salvata. In genere io trovo tutti a salvare la history e, come vedete, nel giro di 4-5 epoche su un problema circoscritto riusciamo a scendere abbastanza rapidamente e ottenere abbastanza rapidamente delle performance buone. Questi sono due esempi di un esempio di gatto, un esempio di cane, che la rete assegna praticamente con una probabilità del 100% alla classe corretta, quindi da un punto di vista, diciamo, delle performance funziona molto bene, pur essendo, diciamo, un allenamento fatto su risorse limitate. Sì, ho una GTX 960, però è, diciamo, decisamente una scheda alla portata di tutte. Chiaro, le immagini qui sono molto piccole, 150x150. Se lavoro su delle immagini ad alta risoluzione mi servono necessariamente delle schede più performanti, soprattutto mi servono delle schede con più memoria. Il grosso problema per noi è sempre la memoria, anche 11-12 giga di memoria, che sono più o meno il limite delle schede consumer, quelle che si trovano a un prezzo ragionevole. Spesso e volentieri i batch che riusciamo a fare sono molto piccoli se la risoluzione delle immagini è alta. Certo. Ma hai fatto vedere come funziona, cioè il dropout, quanto di layer base, quanto impatta con la qualità della prestazione?
Sì, diciamo che non ho fatto uno studio a tappeto. Su questi casi qua, sì, io di solito vedo una differenza. Soprattutto se il numero di immagini è molto piccolo, sì. Senza usare drop out, in genere va in overfitting abbastanza rapidamente. Adesso su questo tempo in particolare non ho mai provato, però abbiamo provato su altri esempi nell'ambito medicale ed effettivamente un drop out tra 0,3 e 0,5 funziona bene. Di più tendenzialmente no, rischia di perdersi qualche pezzo, sì, non riesce a fittare. Non ho uno studio, diciamo, approfondito, stesso modello, stessi parametri, quanto cambia Sì, vogliamo provare. Scusa, posso? Certo. Non ho capito il 256 neuroni del primo dense layer, in base a cosa li abbiamo scelti in questo caso e in generale come... In generale si va un po' esperienza, intuito all'inizio tentativi. I tentativi che prima o poi diventano l'esperienza e in base anche alla quantità di tempo che uno ha, perché magari è vero che esiste un altro modello che ti permette di ottenere quel 2-3% di performance in più usando un numero di layer differenti, ma la verità è che poi nella pratica, soprattutto se non è un progetto di ricerca, ma è un problema pratico che devi risolvere, quando trovi il primo modello che funziona, ti fermi. O perlomeno, quando trovi un primo modello che con una validazione fatta abbastanza bene, quindi validato su un testing set adeguato, ti dà delle prestazioni che sono sufficienti rispetto al tuo use case. Quindi se di passare dal 95% al 98% di accuracy non te ne importa niente, perché dal punto di vista del business non cambia, in genere poi alla fine ci si ferma. Non esistono, di solito si parte iterativamente, fai una prima prova con un primo modello e vedi se riesci a overfittare il training oppure no. Se riesci a overfittare il training significa che hai capacità sufficiente, ma è un modello troppo ampio o devi aumentare il drop out. Quindi nel momento in cui sei riuscito a overfittare il tuo training, comincia ad aumentare la regolarizzazione fin tanto che non scendi a un modello più, non riesci a risolvere il problema dell'overfitting. Se non riesci a overfittare, significa che il tuo modello non ha abbastanza capacità e quindi devi aumentarlo. E iterativamente vai. Io più o meno, avendo risolto problemi simili, fatte prove simili, 256 era un valore ragionevole. Non si riesce tanto a fare quello che magari si riesce a fare con altre tecniche come l'SVM, una search, perché il tempo comunque di allenamento è alto. Se non hai tantissimi, se il tempo di allenamento è sufficientemente basso, magari puoi provare con home search oppure una tecnica di ottimizzazione tipo algoritmi genetici a trovare effettivamente la configurazione di modello iperparametri che ti dà i risultati migliori. Ci sono anche alcune librerie che si basano su tecniche bayesiane per cercare di capire, date le prove che hai fatto, qual è la combinazione che ha maggiore probabilità di aumentare le prestazioni. Però tutto dipende da quanto dura il tuo allenamento e da quante risorse di calcolo hai. Perché se il tuo allenamento comincia a durare 1 o 2 ore o
uno o due giorni, ovviamente, il numero di prove che riesci a fare è limitato e quindi anche l'esplorazione che fai dello spazio dei parametri è eccessivamente limitato. Vorrei dire che abbiamo una regola basata su anche solide basi scientifiche, che è dato il numero di esempi, dato e allora devi scegliere quel numero di parametri, ma appunto, ma lo so dell'arte nella mia esperienza non è così. Ma c'è un numero, cioè, ipoteticamente lì può andarci qualsiasi numero, o più o meno c'è? Ipoteticamente può andarci qualsiasi numero, dopodiché tu intanto non puoi avere più parametri che dati, per cui necessariamente i tuoi i parametri che metti sono limitati dalla quantità di dati che hai. E poi uno va un po' a vedere quello che si ottiene con delle architetture simili. Se per fare ImageNet ci servono 44.000, servono due fully connected layer da 4.000 neuroni, è chiaro che difficilmente ne avrò bisogno di così tanta capacità di calcolo per risolvere un problema più semplice. Quindi in qualche modo io mi vado a tarare sulla base di quello che ottengo come prestazioni su problemi confrontabili, in termini di numero di classi, in termini di tipo di immagini. Quindi io lì sono onestamente andata più o meno, diciamo, a intuito su quello che poteva essere un numero di esempi, posto che non mi interessava riuscire ad ottenere la, diciamo, le prestazioni massime. Possibile che in realtà tu riesca a ottenere delle prestazioni buone anche con meno, anche con magari 128. Bisognerebbe mettersi lì, provare e andare a vedere quello che è il risultato migliore. Come definisco il batch size? Se questo parametro può influire, diciamo, nelle prestazioni del... La batch size in realtà influisce molto sull'allenamento, è uno dei parametri che influisce di più, quindi se uno non ha poco tempo, le cose che su cui conviene, diciamo, puntare più che sul modello, perché poi alla fine quello che succede è che magari il mio modello è sovradimensionato, ha più neuroni di quelli che non dovrebbe avere, ma usando la regolarizzazione riesco a farlo funzionare comunque e dal punto di vista pratico non mi cambia molto. Mentre la batch size e il learning rate hanno, diciamo, un impatto abbastanza alto sull'allenamento. Tendenzialmente la batch size deve essere non troppo piccola e non troppo grande, perché se è troppo grande torniamo verso, diciamo, l'allenamento classico in cui si vedeva tutto il training set e poi si aggiornavano i pesi. Se è troppo piccola l'allenamento diventa molto rumoroso e quindi conviene, diciamo, settarsi su qualcosa di intermedio, di solito tra i 32 e i 256. Anche qui bisogna fare delle prove su qual è la combinazione di batch size e di learning rate che va meglio per il problema. Dopodiché in computer vision molto dipende da qual è la dimensione dell'immagine. Ad esempio, in un altro dei progetti che sto seguendo stiamo facendo un sistema di image retrieval e stiamo allenando delle reti per cercare di capire se due immagini sono la stessa immagine oppure sono due oggetti differenti. Per quel tipo di problema non mi basta guardare le immagini che sono 224x224, perché magari riesco a capire che è lo stesso tipo di oggetto, ma non ho il dettaglio che mi permette di dire sì, è vero, non sono solo due persone, ma sono la stessa persona piuttosto che due persone differenti. E allora andiamo su delle immagini decisamente più grandi, 500-800 pixel. Quando ho delle immagini così grandi, la batch size è quella che mi posso permettere. 2, 4, 8, a seconda di quanta memoria ho, a seconda che magari riesca ad avere accesso, riesca a distribuire il training su più GPU.
Quindi dipende un po', se si lavora su delle immagini piccole, in genere più in alto riesci ad andare rispetto alla quantità di memoria che hai, e meglio funziona, più è stabile l'allenamento. Se hai delle immagini grandi ti devi un po' accontentare delle... Dai 512 per 512 in su, sì. Prima di concludere, diciamo, questa chiacchierata... Non mi ripartire dall'inizio, non è il caso. Questo più o meno, diciamo, è il livello base delle reti convoluzionali per risolvere il problema base, che è quello della classificazione. Volevo darvi un'idea di quali sono gli altri tipi di modelli che uno può usare prendendo sempre le convoluzioni come base. Il task, diciamo, di classificazione è quello più semplice nell'ambito della quella che si chiama in genere semantic image interpretation, quindi come io posso interpretare il contenuto semantico di un'immagine. La prima cosa che posso fare è dire se quell'immagine contiene qualcosa oppure no. Però è un livello, diciamo, piuttosto grezzo di interpretazione dell'immagine. Un livello un po' più raffinato è l'object detection. Quindi io non solo dico che in quell'immagine c'è una macchina, che in quell'immagine c'è un albero, ma riesco anche a disegnare una bounding box che mi dice la macchina è davanti all'albero. Un livello ancora più sofisticato è quello di andare a segmentare la strada, i vari oggetti che compongono l'immagine, e quindi pixel per pixel riesco a capire a che oggetto appartiene. Questo si può fare sia sulle classi, quindi io posso distinguere, in questo caso ad esempio tutti gli alberi sono colorati dello stesso colore, quindi io ho distinto la classe albero dalla classe strada. Ma potrei fare una cosa ancora più raffinata e colorare ciascun albero di un colore differente e riuscire a riconoscere che in quell'immagine in realtà ci sono tanti alberi, non soltanto uno. Un livello ancora più raffinato io posso dire non solo riconoscere che cosa c'è all'interno dell'immagine, ma riuscire ad esprimerlo in linguaggio naturale. Questo è quello che si dice normalmente in image captioning. Ovviamente per poter fare queste operazioni non mi basta il modello che abbiamo visto oggi, che è in grado esclusivamente di dire c'è o non c'è, ma mi servono dei modelli decisamente più complicati. Un esempio di questi modelli più complicati è UNET. UNET è un'idea che nasce dell'encoder. Io non so quanti di voi sanno che cos'è un autoencoder. In ogni caso, un autoencoder molto semplicemente è una rete che prende l'immagine, la comprime e la decomprime. La comprime usando dei filtri convoluzionali e la decomprime usando il loro opposto, che sono le deconvoluzioni. Si dimostra empiricamente che gli encoder sono in grado di prendere un'immagine che ha tanti pixel e compattarla in un vettore di feature che in qualche modo sono correlate agli oggetti che sono all'interno. Quindi sono un vettore molto compatto dal punto di vista numerico che noi non sappiamo interpretare direttamente, ma che è ricco dal punto di vista semantico. E qualcuno ha avuto la bella idea di dire: ma il decoder non necessariamente deve fare la stessa operazione che fa l'encoder. Il decoder può anche fare una specie di traduzione, e in questo caso fa la traduzione tra un dominio delle immagini, dell'RGB, e il dominio della segmentazione. Per cui anche qui devo prendere tante immagini,
tante segmentazioni che qualche annotatore sottopagato ha fatto su Amazon Mechanical Turk e collezionando un numero sufficiente magicamente riesco a prendere una, riesco a ottenere una rete che in ingresso all'immagine e in uscita alla segmentazione. Ovviamente più andiamo di complessità, scendiamo di complessità, più sale il costo della notazione e quindi più sale anche l'interesse verso tecniche semi-supervisionate che riescano a fare questa operazione in maniera più efficiente dal punto di vista dei dati che utilizzano, perché ovviamente fare quella, generare quell'output è piuttosto costoso, anche perché va fatto bene, non basta solo farlo, ma va anche fatto con una certa cura. Lo stesso meccanismo è alla base di quello dell'image captioning. Sicuramente avrete visto qualche esempio di immagine a cui viene associato, diciamo, una caption generata in maniera automatica da una rete ed è fatta su un sistema molto semplice, solo su un sistema non molto semplice, ma molto simile, in cui l'encoder è sempre convoluzionale, il decoder invece di essere convoluzionale è una recurrent neural network, quindi una rete che genera linguaggio. E anche questo tipo di meccanismo viene di solito allenato prendendo tanti esempi di immagini, tanti esempi di caption che sono state generate da qualcuno e imparando l'associazione, implicitamente l'associazione tra l'oggetto che è rappresentato dalle feature imparate dalla rete convoluzionale e le parole che sono rappresentate con il word embedding di cui abbiamo parlato abbastanza ampiamente qualche meetup dell'anno scorso e così via, cioè tutto il style transfer, tante applicazioni molto, diciamo, accattivanti da un punto di vista visivo si basano poi su questo meccanismo di compressione e decompressione. Passano dallo spazio dei pixel, che è uno spazio, diciamo, elementare, a uno spazio più compresso e più ricco dal punto di vista semantico. Però questo non ce l'ho il notebook, è un po' più complesso, quindi alla prossima puntata. Non ho visto nessuno dormire, quindi questo mi ci dà già una soddisfazione. Iniziano alle 9 di sera. Ad esempio, se io voglio segmentare gli organi all'interno della cavità addominale, il numero di classi è in realtà abbastanza ampio. Non raggiungiamo mai i livelli di ImageNet, ma ce ne sono tante. Diciamo che dal punto di vista delle immagini, ad esempio, questo è un esempio di applicazione sempre di transfer learning su immagini TAC, quindi immagini che sono tridimensionali. Dal punto di vista delle memorie effettivamente abbiamo qualche problema, per cui ci sono diversi modi di ovviare. Il primo è quello di ragionare su delle patch. Questa rete non classifica la mammografia, ma classifica dei pezzettini che sono estratti dalla mammografia. La mammografia viene spezzata in tante immagini
Una mammografia tipicamente è 4.000 per 3.000 pixel, quindi è abbastanza grande. E per poter lavorare a piena risoluzione la spezzettiamo in tanti pezzettini. In alternativa, se un'immagine ha dimensioni ragionevoli, quindi 512x512, possiamo anche lavorare a piena risoluzione e con la memoria ci stiamo. Il vero problema è la tridimensionalità, perché le immagini di solito mediche sono volumi, non sono delle immagini bidimensionali. E se alleniamo, quindi per essere trattate correttamente avrebbero bisogno delle convoluzioni tridimensionali, non possiamo però fare transfer learning da ImageNet se usiamo delle convoluzioni tridimensionali. Quindi o hai delle database enormi e allora ti definisci dei modelli ad hoc che siano in grado di gestire le immagini, diciamo, mediche, prendendo ad esempio un TAC comunque troppo grande per essere inserita in memoria, però la puoi analizzare a fettine, prendendo, che ne so, 5 fettine per volta, come se fosse un video alla fine, perché i video sono poi anch'essi delle immagini tridimensionali in qualche modo. Oppure ci sono delle tecniche ancora un po' più nuove. Qui lì si dà spazio alla fantasia, ad esempio c'è chi interpreta il 3D come se fossero 3 immagini bidimensionali prese in 3 direzioni differenti. E quindi non ho proprio la convoluzione 3x3, ma riesco in qualche modo a tenere conto anche della terza dimensione, del fatto di avere un volume tridimensionale. Sempre però bilanciandosi su questo diciamo, trade-off. Posso fare transfer learning, ma allora sono vincolato al modello che utilizzo e quindi devo in qualche modo adattare i miei dati alle dimensioni di quel modello, oppure ho qualche milione di immagini e allora posso fare quello che voglio io e alleno da capo. Prego. Volevo sapere se in ambito medicale esistono già dei programmi che sono adottati, convalidati, in quali ambiti e entro quanto tempo si prevede di poter commercializzare questo tipo di Il primo sistema basato su deep learning è stato approvato dall'FDA l'anno scorso, quindi la risposta è sì, esistono già sul mercato. Nell'ambito dell'imaging medicale l'ondata del deep learning è arrivata un po' dopo. Il grosso dei lavori hanno cominciato a comparire nel 2016, proprio per sia per motivi storici. Di solito la comunità medicale viaggiava su binari separati rispetto alla comunità del computer vision e si parlavano molto poco, perché fin tanto che la feature engineering veniva fatta a mano, le feature che si utilizzavano in ambito medicale erano completamente diverse da quelle che si utilizzavano nell'ambito della computer vision tradizionale, per cui le due comunità non si parlavano, non andavano alle stesse conferenze. Anche dal punto di vista industriale erano industrie completamente differenti che si occupavano di medicale. Dal punto di vista, diciamo, degli enti che si occupano di decidere che un software può andare sul mercato, quindi dell'FDA per il mercato americano e del marchio CE per il mercato europeo, non esiste nessuna differenza tra deep learning e machine learning tradizionale. Per cui se tu il tuo sistema l'hai validato su un numero di immagini sufficiente, su un testing set indipendente, con delle caratteristiche uguali a quelle dei pazienti su cui andare ad applicare, eccetera, eccetera, hai fatto le tue cose per benino, che sia deep learning o che sia machine learning tradizionale, non fa nessuna differenza dal punto di vista dell'ingresso sul mercato. Quindi, considerando che a livello prototipale i primi prototipi hanno cominciato a uscire nel 2015-2016, il tempo di fare delle validazioni stanno entrando adesso sul mercato i sistemi basati su deep learning, ce ne sono già. Quello che cambierà, e non sappiamo ancora come, è il fatto che le prestazioni che riusciamo a ottenere adesso sono molto più vicine a quelle dei radiologi e quindi si pone un problema di come incastrare il lavoro dei radiologi con il lavoro degli algoritmi machine learning, che è un problema annoso
che la comunità che si occupa di computer vision ignora, perché non ci ha sbattuto il naso, mentre la comunità che si occupa di computer aided detection da parecchio tempo sa perfettamente che è un problema che è dietro l'angolo. Un esempio che posso farvi vedere, che ho fatto per un'altra presentazione. Questa che si vede male perché le immagini sono particolarmente scure, è una lesione che è stata confermata essere una lesione che era stata identificata dal sistema di CAD, che allora era basato su machine learning tradizionale, quindi con feature extraction, ma che il radiologo ha detto no, per me non è un poligo, io non ti mando in colonoscopia. Poi questo era uno studio clinico, quindi il paziente in colonoscopia ci è andato lo stesso perché era previsto dal protocollo, abbiamo scoperto che in realtà quello era un polipo e aveva ragione il CAD e non il radiologo. Ora, le vecchie CAD avevano una sensibilità molto alta, ma avevano tantissimi falsi positivi. Adesso che le prestazioni cominciano, in alcuni casi, non tutti, ma cominciano ad essere decisamente più vicine, vedremo come funzionerà questa interazione, se effettivamente parte del lavoro verrà in qualche modo automatizzato, sostituito, o come si possono andare a incastrare, diciamo, il lavoro umano con il lavoro del macchine. A me era capitato di spaccioccare facendo transfer learning per immagini mediche, in realtà non facevo per il training, facevo per extraction. Mm-hmm. E la cosa buffa è che c'è, cioè, uno si aspetta che, visto che in ambito medico le sagome non c'è possibile di riconoscere, sono molto semplice, mi aspettavo di avere maggiori risultati pescando più in basso nella rete predrenata, certo. E invece avevo risultati migliori pescando degli ultimi layer convoluzionali, dove in teoria dovrei avere dei kernel che prendono dei pattern molto più complicati. So se ti è mai capitato. Sì. Anche noi usiamo gli ultimi layer in realtà per fare feature extraction. Abbiamo ottenuto gli stessi, diciamo, perché i primi layer in realtà riconoscono delle caratteristiche molto elementari, e comunque le lesioni anche se sono decisamente più complesse rispetto a un oggetto che può essere una macchina, una persona, hanno comunque già una certa struttura. E una certa struttura anche il background. C'è da dire che probabilmente anche se va a vedere la letteratura, in molti casi si tendono a utilizzare delle reti meno profonde, per cui non devi andare a pescare i primi layer che sono feature un po' elementari, ma al tempo stesso non ho delle feature così complesse, quindi paradossalmente soprattutto su patchwise si utilizzano ancora reti magari tipo AlexNet o VGG, che sono un po' meno profonde rispetto a ResNet. L'altra grossa differenza è che le immagini normali, diciamo, le fotografie, hanno degli oggetti che hanno delle dimensioni molto variabili, perché dipende dalla distanza tra l'oggetto fotografato e la camera. Per cui io devo imparare a riconoscere gli oggetti a diversi livelli di zoom, mentre non è così per le immagini mediche, perché per le immagini mediche il pixel ha una dimensione definita, so esattamente quanto è grosso il pixel e so esattamente qual è il range di dimensioni della struttura che vado a riconoscere, quindi effettivamente probabilmente molta del, e questo è una cosa che impatta molto su a che altezza vado a prendere le mie feature, perché ad altezze differenti non ho soltanto feature differenti, ma ho anche magari le stesse oggetti, le stesse feature, ma su scale differenti. Invece, sempre in ambito medico, se parliamo di immagini istologiche, come dobbiamo comportarci? Immagini istologiche, questa è una buona
perché le immagini istologiche sono in genere di tendenzialmente si tende. Tendenzialmente sono enormi le immagini istologiche, quindi si tende ad andare peggio per peggio. In realtà c'è un modo di trasformare una rete diciamo che ha dei layer of interconnect, in una rete totalmente convoluzionale, per cui poi dal punto di vista pratico quello che faccio è prendo la rete in ingresso e ho una rete che analizza le varie parti dell'immagine e mi restituisce in tutta la mappa. Questo potrebbe essere una soluzione, ma sicuramente l'istologia sarà un campo in cui ci sarà una commistione tra deep learning e altre tecniche che non risentono così tanto, perché stiamo parlando comunque di giga di dati, senso, veramente differente. Io non ho mai lavorato in questo momento, però da quello che ho visto in letteratura, quindi ci lavorano, non è pensabile di analizzare direttamente un interconnect istologico. Il problema di andare a lavorare patch su zone di dati dell'immagine è che rischio di non avere una buona, quello che in inglese si chiama receptive field. Quando io guardo, se io immagino la mia rete come un cannocchiale, cerco di guardare la rete al contrario, partendo dall'ingresso andando verso l'ingresso, partendo dall'uscita andando verso l'ingresso, ogni punto dell'uscita vede solo una parte dell'ingresso e questo diciamo è dato dal receptive field. Se io ho una rete molto profonda e delle immagini relativamente piccole, praticamente non posso verificare esiste. Ma se io sto guardando delle immagini fatte a fette con delle reti magari molto profonde, devo sempre pormi la domanda se l'oggetto che io voglio riconoscere è riconoscibile basandomi soltanto su quella fetta di immagine. Devo essere sicura di avere abbastanza contesto perché l'oggetto che io voglio riconoscere si possa essere riconosciuto, perché non c'è modo di dire questo è l'oggetto dell'intera immagine e rendi conto tu di qual è il contesto che ti serve per riconoscere quell'oggetto. Per esempio nella computer vision hanno visto che i sistemi che loro riconoscono le facce spesso e volentieri usano ad esempio la presenza di una cravatta come feature per dire che è vicino c'è una faccia, perché se c'è una cravatta è molto probabile che quello che ci sta sopra sia la faccia di una persona. È chiaro che se io taglio troppo questo tipo di considerazioni, se c'è l'erba e la probabilità che ci sia un cane aumenta, perché molte foto di un cane sono prese mentre corre, lo ricordo la sua pattina e così via. Nel momento in cui spesso tutte queste considerazioni che vengono fatte normalmente in maniera implicita dalla rete e in maniera non così chiara chi la progetta, perché molto spesso non è così chiaro, non è un progetto, una rete esattamente che cosa ha determinato un certo output, sì, sono più difficili da usare. Grazie. Quindi sono dei modi di fare e validare l'efficacia del campo di No, devo essere sincera, no. L'ho letto, ero interessata, però c'è talmente tante letteratura che poi che uno non può fare tutto. Anche lì. Anche, ho visto che è uscito il primo paper, sono usciti due paper in cui venivano applicate in NIST, dopodiché non ho più sentito parlare. Mi sembra che siamo in una fase in cui il concetto c'è, ma non ne si è ancora riuscito a capire come applicarlo su una scala che sia di un problema più complesso che non sia di parole. E quindi non ci sono molti lavori che ho utilizzato.
Io personalmente non ci sto lavorando, e forse anche perché come idea forse un po' si lontano un po' dalla realtà, dall'immaginamento forse. Ma io lavoro sempre in immagini mediche che non sono immagini normali. Diciamo che le cartonette sono un po' più grandi del Max Pooling. Il Max Pooling che funziona bene, non ha che dà un problema. È diciamo un appostamento che perde in vista qual è la composizione dell'oggetto. Quindi se io prendo la selezione massima in una certa zona, se la selezione massima corrisponde a una piccola caratteristica sotto, non cambia niente. Quindi paradossalmente se io l'immagine della faccia in cui gli occhi sono studiati con la bocca, per il Max Pooling è indifferente, è la stessa forma. Le cause network cercano di ovviare questo problema, come dicevo, usando sempre le convoluzioni come per la virtual extension, ma introducendo un algoritmo di dinamico che permetta di organizzare geograficamente il feature in modo che se io guardo il livello I, ciascuna feature si può attaccare in modo dinamico al feature che possibile, diciamo, a livello di meno 1, quindi non devo necessariamente avere questo punto che funziona sempre allo stesso modo, ma la connessione tra i feature diversi e le idee reiterate diversi viene determinata da un algoritmo dinamico. Dopodiché, come spesso succede, nel momento in cui io butto via il stochastic gradient descent, butto via un algoritmo di ottimizzazione che funziona bene, che è scalabile, che tutti sanno usare, e quindi non c'è tanto lavoro. Anche sull'esempio ci sono tantissimi lavori molto interessanti sull'interpretazione bayesiana delle reti neurali, ma se invece di usare stochastic gradient descent devo usare il metodo Montecarlo, c'è molto meno gente che è in grado di farlo e quindi c'è molto meno gente che ci lavora. Appunto parecchi design. Già mi rispondere, direi che possiamo chiudere e grazie ancora. Grazie a tutti noi di nuovo novembre, l'8, giusto, giovedì 8, per un talk su come riconoscere immagini tramite altre immagini. Sì, l'idea è di analizzare un po' come fatto sistemi tipo Google Imagine, quindi io ho un'immagine e...